Il volontariato tiene in piedi tante volte le nostre comunità, le nostre parrocchie, ma anche i nostri paesi, le nostre città. E come sappiamo, il volontariato tante volte paga di tasca propria, cioè i volontari si autotassano, i volontari non badano a spese, eccetera. Ogni tanto avere qualche piccolo aiuto come questo bando è davvero una boccata d'ossigeno che può aiutare tutti, ma soprattutto incoraggia e sostiene le persone che si stanno impegnando tanto. Don Cristian Bricola, arciprete di Sondrio, commenta così la proposta rinnovata anche quest'anno dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, con il premio speciale Valtellina e Valchiavenna aperto alle associazioni fino al 31 maggio, per dare un aiuto concreto ad organizzazioni di volontariato, fondazioni e cooperative che operano in ambito sociale e sportivo. E quanto sia significativo il contributo concreto al volontariato lo dimostra il racconto di chi ha ricevuto il premio lo scorso anno. Perché altrimenti a quest'ora noi dovevamo chiudere. Chiudere per le spese di riscaldamento, sapete, abbiamo una palestra sociale, quindi pertanto quel premio per noi è stato di vitale importanza per continuare le attività e abbiamo presentato un nuovo progetto. Siamo molto onorati e contenti di poter presenziare anche per la terza volta consecutiva questa importante manifestazione promossa dalla Fondazione di Progettiamo il Futuro, che concede la possibilità di erogazione di fondi e di contributi alle associazioni del volontariato, associazioni che operano sia nell'ambito sociale sia in ambito sportivo e sono la nostra ricchezza del territorio perché valorizzano il territorio e le persone stesse che ci abitano.